Ciao ragazzi, allora sono tornata con un nuovo video. Mi scuso per la voce nasale, ma sono raffreddatissima. Questo qui sarà il video dei regali del mio compleanno. L'ho registrato un pochettino tardi perché ho dovuto aspettare che mi arrivava, insomma, la palette di Too Faced, la Pretty Rebel. E insomma, abbiamo dovuto aspettare i tempi di spedizione del sito dove l'abbiamo là, i miei amici l'hanno ordinata. Allora, inizio subito col mostrarvi i regali del mio compleanno. Allora, il mio ragazzo mi ha regalato il trattamento che ho fatto ai capelli, perché comunque costa un pochettino tanto, cioè costa abbastanza, poi ho fatto comunque un po' il taglio, quindi ho preferito farmi regalare qualcosa di utile e mi ha regalato insomma il trattamento che ho fatto ai capelli. Allora, mia sorella e il ragazzo mi hanno regalato questa borsa. È borsa, questa borsa tipo sembra quasi una valigetta. Faccio vedere. È un color tortora, si chiude con questa clip, poi porta queste aste di metallo che si apre tipo valigetta, ha vari scompartimenti all'interno e la tracollina e dietro porta questa cernierina molto comoda perché io ci metto il cellulare dentro. Poi mi ha regalato anche una collana, però se la sarà messa lei perché nel cassetto mio non l'ho trovata, quindi non ve la posso far vedere, ma sicuramente avrete modo di vederla. Scusatemi. Avrete modo di vederla nelle mie foto, insomma, su Facebook. È dorata, intrecciata, molto molto carina. Poi, mia cognata con mio cognato e il ragazzo di mia cognata mi hanno regalato il Casio, su mia richiesta. Mi è sempre piaciuto come orologio. Io adoro gli orologi con il cinturino in metallo. Poi questo qui mi ha sempre, insomma, incuriosito, mi è sempre piaciuto. E stava in offerta sul sito di Amazon. Infatti, se vi può interessare, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito di Amazon perché sono in sconto. Infatti loro me l'hanno preso lì, è arrivato in 3 giorni, molto molto veloce. E questo qui è il modello, insomma, classico, fa vari modelli, la Casio. Cioè, io l'ho preso in argento, ma c'era anche in dorato. Comunque questo qui. Poi, i miei amici vi faccio vedere il biglietto di auguri, molto molto carino. Ovviamente non vi faccio vedere cosa mi hanno scritto. E porta praticamente questi palloncini in 3D, molto molto carino, e colorati con i cuoricini, le stelline, le righette. Molto molto bella la bustina rosa, insomma, molto molto grazioso. Ogni anno i miei amici mi regalano sempre dei bigliettini d'auguri molto molto carini. E vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Allora, al compleanno, dato che la palette non era ancora arrivata, mi hanno regalato questo rossetto qui della Rouge Boiser. Boiser, penso si pronunci così. Comunque è una marca francese che la potete trovare in farmacia. È molto rinomata questa marca qui perché è stata la prima ad introdurre sul mercato le tinte per labbra. Quindi sicuramente molti di voi già la conoscono, ne hanno sentito parlare. E il rossetto è matte 602 come colore ed è un bellissimo rosso. A parte il packaging che molto molto bello, è specchiato nero con la scritta antracite Rouge Boiser e il rossetto è questo bellissimo rosso. Non è questo quello, non è quello che indosso, sembra lo stesso colore, però in webcam praticamente questo rossetto qui, che è un misto tra un fucsia e un rosa, sembra rosso, ma in realtà è un fucsia rosato, viene un pochettino sfalsato. Comunque non è questo, l'avete comunque visto nelle mie foto su Facebook. È molto molto bello, ha un finish matte
matte stupendo, è super super resistente. La durata di questo rossetto mi ha lasciato sbigottita, e anche come si comporta sulle labbra, perché non secca le labbra pur essendo un rossetto matte, ed è un bellissimo colore, davvero super super resistente, duraturo, bellissimo davvero. Sono molto molto contenta di questo prodotto qui. E poi finalmente è arrivata la mia palette, la palette di Too Faced, la Pretty Rebel. Questa palette qui l'avevo vista su Instagram alle guru americane, a varie ragazze conosciute insomma in America che hanno un blog o un canale YouTube, e mi ha subito colpito. Non ve ne parlo più di tanto perché faccio un video apposito su questa palette in collaborazione con Eleonora. Un bacio, Ele. E innanzitutto il packaging è fantastico, come tutti i packaging di Too Faced. È tipo dorato con queste stringhette. Porta uno specchio bello ampio, e questa è la palette. Cioè, spettacolo davvero. Poi gli ombretti sono di una pigmentazione assurda. Quindi molto molto bella. Vi ripeto, vi faccio un video apposito che girerò subito dopo questo video. Ragazze, mi scuso se mi vedete vestita da casa, però vi ripeto, sto inguaiata, non mi va, cioè, pure penso dall'umore, non sto al culmine della gioia, perché vi ripeto, sto un po' inguaiata con la tosse, raffreddore, mal di testa, cioè sto uccisa proprio. Mi sto imbottendo di aspirine inutilmente perché sto sempre uguale. E niente, fantastica, davvero fantastica. Vi parlerò anche del sito dove l'ho presa o nel video apposito su questa palette. Poi vi faccio vedere tutti i regalini che mi ha mandato la mia amica Mara, e inizio a farvi vedere il biglietto di auguri, che è davvero qualcosa di carinissimo. Praticamente è a forma di smartphone, in questo caso tipo iPhone, e porta la scrittina "Oggi sei tu la star", con questo cagnolino, questo barboncino vestito con queste gonnellina, molto molto carino. È pieno zeppo di glitterini, come potete vedere, è davvero molto molto bello. Ovviamente anche di questa qui non vi faccio vedere cosa mi ha scritto, comunque sono cose personali, e comunque ci tenevo a farvela vedere perché mi ha fatto davvero piacere ricevere il bigliettino d'auguri da parte di Mara, e vi faccio vedere subito cosa mi ha mandato. Mi lascio sempre senza parole. Allora inizio col farvi vedere gli accessori. Questo qui ancora lo devo indossare, e mi ha mandato questo braccialettino in caoutchouc col turchese, una farfallina e questa pietrina multicolor, molto molto carino, molto molto bello. Però purtroppo, essendo una colorazione estiva, me lo riserverò per quest'estate perché è molto molto bellino. Infatti lo tengo ancora nella sua confezioncina, nella sua bustina. Poi, sempre per quanto riguarda gli accessori, vi faccio vedere cos'altro mi ha mandato, che ho già indossato, e sono questi orecchini di Pizzo, quelli che vanno adesso, che portano queste applicazioni, tipo questi Swarovski. Porta questa applicazione qui dorata, tutta lavorata, molto molto belli, sono leggerissimi e fanno davvero, scusatemi, fanno davvero un bellissimo effetto. Poi adesso che ho schiarito i capelli sicuramente si notano, quindi sono molto molto contenta. E poi passiamo ai prodottini di make-up. Vi faccio vedere i due pennelli che mi ha mandato della marca Melissa, che io non conoscevo, ma sono molto molto buoni questi pennelli qui. Questo qui è un pochettino più grande, io li utilizzo tutti e due per l'ombretto, o per questo qui per sfumare i prodotti nella piega. Li trovo davvero molto molto buoni. Questo qui è in setole sintetiche, questo piccolino, e questo qui è in setole, diciamo, naturali. Molto molto carini. Non vi swatcho i prodotti, ragazze, perché sennò il video dura una vita. Comunque avrete modo di vedere i vari prodotti all'opera, ve li swatcherò sicuramente nei prossimi video. È per non far durare questo video un'eternità, insomma. Poi mi ha mandato questa palette molto molto carina, questa marca qui che non so pronunciare.
È fatta con sei ombretti molto molto particolari, sono tutti ultra shimmer, molto molto carini. E in particolare vi svozzo questo perché riprende molto il club di MAC. Purtroppo, ovviamente, non si. Ah, ecco così: i riflessi verdi. È a base marrone rossiccia con dei riflessi verdi. Questo è il colore. Ovviamente, ve ne prelevo un pochettino in più. Eccolo qua. È molto molto carino e questo è un ombretto che ho utilizzato e lo tenevo nel video del video tag della mia prima volta. Ho realizzato il trucco con questa palette e l'altro video che vi ho registrato, il super mega haul di make-up. Quindi ho utilizzato questa palettina qui. Ah, mi dimenticavo, porta anche lo specchietto e due blushini. Molto molto carina e pratica perché ve la potete portare in borsetta e all'interno tutto quello che vi serve. Molto molto bella. Io mi pulisco le mani. Poi vi faccio vedere tre matitoni di Essence. Sapevo insomma della mia passione per questi matitoni che non li avevo trovati e mi ha fatto questa sorpresa. Mi ha preso i tre colori, quelli che mi piacevano di più in verità. Comunque, sicuramente mi andrò a prendere anche il bronzo perché, e il grigio. Così, insomma, concludo la collezione. Ovviamente, sempre se li trovo con la punta, perché è una rarità trovare i prodotti sani sullo stand di Essence. E sono i matitoni Stays No Matter What. Lo 02 Powerful Purple. Lo 06 Green Garden e lo 03 Twinkling Turquoise e sono davvero uno dei prodotti top che Essence ha introdotto nella sua linea permanente, secondo insomma il mio modesto parere. Mi ci sto trovando bene e ad esempio nella rima interna che molte di voi mi hanno chiesto quando avevo questo trucco su Facebook che matita avevo ed è questo matitone qui, lo 03 Turquoise di Essence, quindi consigliatissimo, vi resterà così intensa nella rima per tutto il giorno, davvero fantastici. Poi, sempre di Essence, mi ha mandato il nuovo mascara e ne sono entusiasta di questo mascara qui, del Lashes Go Wild Volume Mascara. Non dico che è come le Love Extreme di Essence, però davvero è molto molto buono come mascara. Secondo me all'interno ho cercato di vedere se conteneva delle fibre, ma fa davvero delle ciglia molto molto voluminose e lunghe. Lo scovolino è questo qui, ha tipo tutto fatto di palline e mi ci sto trovando bene. Trovo che ha anche un packaging molto molto molto, molto comodo perché permette di prelevare il prodotto anche nei bordi perché è morbido come packaging. Molto molto carino, lo sto utilizzando e mi è piaciuto tantissimo. Ok. Tra l'altro devo dire che dove va, insomma, Mara da Essence è fantastico il negozio perché tiene tutti i prodotti sigillati, quindi non c'è il rischio che insomma, li svuotano o li provano. È davvero super questa cosa, lo dovrebbero fare tutti gli stand di Essence. Infatti, se vedete, hanno tutti, cioè qua c'era lo scotch, ai matitoni c'era lo scotch, tutto perfetto, davvero. Poi, sempre di Essence, vi faccio vedere cosa mi ha mandato. E sono quattro prodotti. Allora, inizio con questo pigmento della Essence, della linea classica, non è un'edizione limitata, ed è il 23 My Little Dragon, che è un bellissimo borgogna pieno zeppo di glitter argento. Molto, molto carino. Poi mi ha mandato l'Essence Eye Sorbet. Mi piace molto il packaging e insomma anche come l'hanno fatto, cioè piatto, perché gli Stay All Day di Essence sono bombati e non permettono insomma di metterli uno sopra l'altro. Questo qui invece sì.
E a differenza di quello che si dice sul web, che questi ombrettini qua non sono nient'altro che glitter, io vi consiglio di applicarlo con un pennello fatto di setole sintetiche per occhi e il colore, vi assicuro, vi risulta lo stesso che vedete dalla confezione. In questo caso a me è un rosa molto molto carino, pieno zeppo di glitter multicolor. Io, se voglio il colore, lo applico insomma, con questo pennello, se no lo vado a prelevare e vado a picchiettare giusto sull'arcata sopraccigliare questi glitterini per dare un po' più di luce, o li metto vicino al condotto lacrimale per illuminare lo sguardo. E vi devo dire la verità, mi sta piacendo tantissimo come prodotto. Un altro prodotto che mi ha mandato è il blush nuovo della linea Silky Touch Blush ed è il 60 Lives a Cherry. Scusate se mi si è strappato, ma aveva anche questo qui lo scotch. E per togliere lo scotch se ne stava venendo anche il fogliettino. E l'ho utilizzato tanto, infatti si può vedere che si è cancellato anche un pochettino il disegnino. Questo ve lo voglio svocciare perché merita. È molto molto pigmentato. Questo è il colore, però una volta svocciato, cioè una volta sfumato, vedete, dà un bel tocco salute al viso, mi piace molto e devo dire che anche il 10 Adorable lo sto utilizzando perché lo sto stratificando sotto, l'ha detto se non sbaglio Eleonora in un suo video perché è tra i suoi blush preferiti, anche a me piace molto come colore, però se vado ad applicarlo in maniera insomma lieve, per il mio tipo di incarnato non si vede. Quindi il 10 di questa linea qua di Essence lo sto stratificando e esce fuori davvero un bel colore, quindi grazie Ele. E niente, questo qui è molto molto bello. E poi mi ha mandato un altro ombrettino Metal Glam. Vediamo se questo qui è migliore del colore che ho preso. Cioè, vedete quanto è figo con questo strato di glitterini. Peccato che però sono sicura che anche di questo qui andrà via. Vediamo però se il colore mi resiste. Non ho ancora avuto modo di provarlo. Vedremo, vi farò sapere sicuramente. Di Essence questi quattro prodottini qui. Poi mi ha mandato dei prodotti di questa marca che è La Moda, che io avevo visto recensioni su YouTube, vari blog di questi prodotti, in particolare degli ombretti, però da me questa marca non la trovo. E mi ha mandato in particolare questo rossetto, che ha un bellissimo colore, come potete vedere, ed è il 416 della linea Moda Studio Lipstick. E questo merita lo swatch perché è un bellissimo viola scuro che va in malva, satinato ma non perlato. È molto resistente, ha un buonissimo odore e devo dire la verità, questi prodotti Moda Studio hanno davvero un'ottima pigmentazione, sia per quanto riguarda i rossetti che gli ombretti. Io gli ombretti sono rimasta sconvolta, davvero. Mi ha mandato anche questo ombrettino qua, che è il blu, però non vi so dire il numero perché praticamente per la grazia dei postini mi è arrivato tutto spappolato e l'ho dovuto mettere in due giarrettine di queste. Ed è un blu con dei riflessi azzurri. Non ve lo apro perché ho paura che mi si rovescia tutto sul computer e addio. Poi mi ha mandato, questi due vi faccio lo swatch perché meritano, il 335, sempre di questa linea qua, per chi ha moda nella sua città, con il packaging insomma azzurrino, ed è un colore spettacolare. Ancora lo, oddio, lo devo utilizzare. La cialda, essendo molto molto morbida, quasi cremosa, tende a sfaldarsi facilmente, come è successo a me. Vedete? Che cosa è questo ombretto? Ditemi voi. Super super pigmentato.
ho ancora colore. Vedete? Spettacolo, veramente spettacolo. E vi faccio anche lo swatch del Borgogna perché merita. Vi faccio vedere il fatto della cialda che si è sì, è molto molto morbida e tende a sgretolarsi. Faccio vedere. Forse l'unica pecca da prelevare, insomma, con cura questi ombrettini qui. Vedete? Si è un po' sgretolata e dopo prendo, insomma, una spatolina e lo appiattisco un po'. E un altro prodotto stupendo, un altro ombretto insomma stupendo di questa linea è il 332, bellissimo. Questo qui l'ho utilizzato per il trucco che riprendevo Clio, quello lì borgogna e verde. Cioè, ditemi voi. Io non ho parole per descrivere questo ombretto. È bellissimo, davvero bellissimo. Sembra in crema. Fantastico, davvero fantastico. Eccomi, si è suicidato il rossetto. E mi sa che con questi prodotti, ragazze, abbiamo terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti, insomma, che ho ricevuto come regalo, in particolar modo se avete qualche prodotto della Moda Studio, che è il brand, insomma, che mi ha stupito moltissimo perché fa davvero degli ombretti buonissimi. Il fatto che si sgretola un pochettino la cialda, insomma, per la pigmentazione che hanno questi ombretti, ci si può passare su. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!